Ciao, qui Liprandi, siamo a luglio e si scioglie il cioccolato per liberare chicche dal passato. Oggi vedremo le sorpresine componibili Kinder di Topolino e i suoi amici dal lontano 1987. Questi giocattolini hanno 37 anni. Io avevo 5 anni, mi ricordo lo spot in TV, ma non mangiavamo tanti ovetti Kinder a casa nostra. Abbiamo recuperato con un bel po' di ritardo, finalmente, adesso che siamo ormai grandi, si dice così. Contestualizziamo un attimo per i più giovani. Tutti quanti conosciamo gli ovetti Kinder, anche i giovanissimi fra di voi. I Kinder Sorpresa sono una chicca, un vizietto per noi bambini e bambinoni da ormai 50 anni. Compiono 50 anni proprio quest'anno, pensate, sono stati inventati nel 1974. Negli anni 70, 80 e ancora 90 del secolo scorso, una buona parte delle sorpresine Kinder, in realtà tante da essere, diciamo, lo standard, erano componibili, vale a dire che nella capsula gialla, ma esistevano eccezioni, trovavamo due o tre griglie da cui separare i componenti del giocattolino per montarlo seguendo le istruzioni. È cambiata la mentalità, sono cambiati gli standard di sicurezza, immagino che siano entrambe le cose, ormai di componibile c'è ben poco, le sorpresine sono composte da due o tre pezzi, mai troppo piccoli, ma non funzionava così un tempo. Occhio, non dobbiamo neanche pensare però che con l'arrivo agli anni 90 Kinder abbia iniziato a darci sorpresine in un pezzo unico dipinte a mano. Quelle collezioni esistevano già dai primi anni 80, le tarte allegre o gli epipotami, che ricordate voi che eravate bambini negli anni 90, in realtà erano seguiti di collezioni Kinder ben più vecchie. Ebbene, nel 1987, una sorpresa su 5, quando si acquistava un ovetto Kinder, e questo era anche il ritornello dei jingle cantati negli spot televisivi, era un personaggio Disney. Avevamo la collezione Paperino e i suoi amici e la collezione Topolino e i suoi amici, proprio quella che vedremo oggi. Wow, Kinder Sorpresa! E ora ragazzi, c'è una novità! Una sorpresa su 5 è un personaggio Walt Disney! Costituita da 6 personaggi, ma occhio, 6 personaggi non vuol dire 6 sorpresine, perché per ogni personaggio esistevano numerose varianti. E iniziamo da Topolino, titolare della collezione, ma anche simbolo di tutto ciò che è Disney. Il nostro indossa una camicia gialla e poi un berretto e pantaloni rossi. Ma occhio, perché questi colori cambiavano. Il Topolino di questa collezione poteva anche essere vestito di blu e rosso. Ad esempio, in una posa prescolpita sta camminando, ma ci sono un paio di articolazioni. Può ruotare la testa, ruotare il busto e in realtà, siccome è tutto fatto di incastri, l'abbiamo montato noi, possiamo muovere le cavigliette o i polsi. E diciamo che il suo ovetto conteneva sprue di 4 colori, quindi nero, bianco e poi i due dedicati al vestito. Oltre a questo, in ogni capsulina con ogni personaggio avevamo una cartina con una brevissima storia a fumetti, una striscia senza scritte sul personaggio. Topolino andava a pesca e si ritrovava a titane su una specie di enorme cetaceo, e poi un foglietto di adesivi. Parte di essi servivano a decorare il personaggino, vedete gli occhi o qualche dettaglio sul vestito, e invece due erano adesivi di Topolino disegnato a figura intera da appiccicare dove volevamo, magari su un quaderno o sul diario di scuola. Oltre alla differenza nei colori, sappiamo che il Topolino di questa collezione era disponibile con due berretti diversi, vedete che sono modelli diversi, oppure anche gli accessori cambiavano, poteva avere un bastone da passeggio o un ombrello. Siamo a conoscenza di queste due varianti. In realtà non siamo in grado di dirvi se per caso questo cappellino accompagnasse sempre il bastone o sempre l'ombrello e viceversa. Abbiamo notato che anche la valigetta per i commercianti, quella con un'esposizione di tutta quanta la collezione, presentava solamente due varianti per ogni personaggio, mentre ne esistevano sicuramente di più. Quindi noi non siamo in grado di fare un censimento completo di tutte le varianti esistenti in questa collezione. Eccola sempre elegantissima, Minnie con un vestitino blu, un cappellino rosso con un fiorellino. Questa è la variante che possediamo noi, tutte le Minnie che abbiamo hanno questo cappellino, ma Minnie era anche disponibile con un cappellino diverso e con una borsetta al posto dell'ombrellino che regge in mano. Anche lei tutta quanta componibile, le manine erano sulla sprua bianca con il musetto, e il nero invece conteneva le gambe, la testolina con le orecchie e questo naso che è veramente minuscolo. L'adesivo suo aveva il bottoncino, il fiorellino, gli occhietti e chiaramente due Minnie da appiccicarci
sul quadernetto, carine le scarpette, insomma ha già un bel aspetto. Notiamo che i componibili Kinder prima, nei primi anni 80, ancora negli anni 70, di solito erano più bruttini, e c'è un'altra significativa differenza tra queste sorpresine e tante di quelle che sono venute negli anni precedenti. Queste sorpresine sono nate per l'ovetto Kinder, sono esclusive, mentre negli anni 60-70, scusate, oppure primi 80, capitava che a rifornire Kinder di sorpresine fosse qualche piccola azienda produttrice di giocattoli che in realtà riforniva anche scatolette o bustine da edicola, quindi lo stesso componibile potevamo trovarlo tanto in edicola quanto in un ovetto di cioccolato. Ecco le nostre due mini, come abbiamo detto queste si distinguono per i colori, ma esistevano proprio modelli di cappellino diversi oppure un accessorio diverso. Mettiamola vicino a Topolino per renderci conto che effettivamente sono perfettamente in scala, quindi la coppietta farà un figurone. Vediamo il lestofante gamba di legno, il nostro è giallo e rosso, ma anche lui era disponibile con una colorazione diversa. Non ci sono accessori per lui, indossa questo berrettino, insomma sembra un avanzo di porto. Infatti l'adesivo per lui è un remo che metteremo sul pancione per decorare la sua maglia. Insomma, Pietro gamba di legno mi sembra molto ben riuscito, è proprio carino a vedersi, ma un problemino ce l'ha. È piccolo, guardatelo accanto a Topolino, è ancora più piccolo di lui, è decisamente realizzato in una scala diversa. Hanno cercato di far contenere tutto quanto nella capsulina, quando ci giocheremo dovremo usare un po' di immaginazione. Insomma, è proprio il caso di dirlo, gamba di legno, perché non te la prendi con qualcuno della tua misura come il commissario Basettoni? Lui sì, nella stessa collezione era in scala con Pietro gamba di legno, pronto per arrestarlo. Ed anche questo personaggio, per quanto sia piccolino, mi sembra molto ben riuscito. Da bambino lo avrei voluto tanto e sono contento di averlo adesso. Guardate quanto è piccolo il pezzettino che si utilizzava per costituire il suo naso. Gli adesivi che trovavamo con il commissario Basettoni servivano a decorare buona parte del suo vestito. Guardate, non solo gli occhietti, ma abbiamo il colletto della camicia con la cravatta, tutti quanti i bottoni e il distintivo. Bello. Anche per lui esistevano varianti. Dunque, la più evidente è quella che riguarda il colore del vestito. Poteva essere un blu scuro oppure un celeste, un azzurro molto più chiaro. Eppure non è tutto qui. Ripetiamo, la valigetta per gli espositori conteneva due commissari Basettoni, uno in blu scuro ed uno in azzurro, ma noi che ne abbiamo quattro, perché cercando di mettere insieme il gruppo di sei personaggi ce ne sono capitati tanti, beh guardate, sono tutti quanti diversi, le differenze sono molto sottili, notiamo differenze nella posizione delle mani, possono essere aperte, una può essere chiusa con il pollice alzato e questa qui invece guardate sta indicando, quindi abbiamo almeno tre modelli per ogni mano. Non solo, i nostri commissari Basettoni sorridono con una bocca leggermente aperta, non tutti. Questa è la boccuccia chiusa, è uno stampo diverso. Guardate quante varianti. Arriviamo alle vere chicche perché gli ultimi due personaggi erano riuscitissimi. Qui abbiamo Clarabella, cara amica di Minnie. È stata un pochino ridotta in scala rispetto a come dovrebbe essere, ma è comunque molto più alta di Minnie, quindi insieme andranno benissimo per giocare, vanno già più che bene. La nostra Clarabella non è completissima, mancano gli adesivi che si sovrapponevano a questi fiorellini scolpiti nella plastica per dare colore. Accadeva spesso in queste sorpresine che l'adesivo coprisse un dettaglio scolpito. Era quasi sempre così sugli occhi, non è il caso di questi Disney, lo vediamo sui fiorellini appunto. Per il resto lei è bellissima, riuscitissima in tutte le forme. Abbiamo le sue manine che erano a parte, quindi in sostanza sono articolate e possiamo muovere la testolina. In realtà il busto no, perché non è un cilindro perfetto il perno con cui si incastrava sul resto del corpo. Nel complesso Clarabella è proprio bellissima. Le affianchiamo il suo compagno Orazio e guardate, sono veramente stupendi. Come Clarabella, anche Orazio era disponibile in due colorazioni diverse. Per lui gli adesivi servono a decorare i bottoni della sua salopette e poi il farfallino sul giogo. Insomma, è un design molto classico, proprio come vedevamo Orazio disegnato sulle storie del Topolino che leggevamo negli anni 70 o 80. È proprio bello bello, lo mettiamo accanto a Topolino, anche lui un pochino più piccolo di come dovrebbe essere forse, ma c'è già una bella differenza di statura e insieme staranno benissimo. Fantastico questo Orazio.
E rieccoli qui, singolare la scelta dei personaggi. Hanno fatto Orazio e Clarabella, ma niente Pippo. È una scelta, però una selezione che non mi dispiace affatto. Con sei personaggi possiamo già rivivere tante storie del Topolino. Possiamo metterci un pochino di pepe di avventura, perché abbiamo un criminale ed un poliziotto, oppure quelle un pochino più buffe e comiche sull'amicizia tra Topolino e Orazio, oppure Minnie e Clarabella. È una bella collezione. Notiamo che parte di queste sorpresine è stata poi riciclata poco tempo dopo per la collezione Kindle della banda Disney, in cui questi personaggi, con l'aggiunta di Pippo e Pluto, suonavano strumenti, tutti quanti strumenti diversi. Allora, quelle sorpresine lì erano in parte ottenute riciclando parte di questi. Il commissario Vasettoni, ad esempio, aveva manine diverse ed un tamburello da suonare. Di sicuro esiste un vasto collezionismo sulle sorpresine Kindle, e non è difficile capire come mai. Quando eravamo bambini erano desideratissime, desiderabilissime anche, proprio molto carine. E in particolare con un titolo come questo, Disney, la collezione diventa più ambita e i prezzi lievitano. Sono costosine queste sorprese, soprattutto anche quelle dei Paperi, Paperino e i suoi amici. Noi in realtà abbiamo cercato per anni di mettere insieme questi giocattolini, ma come funziona? Che i giocattoli belli che ancora non avevi preso in considerazione, che ti si presentano davanti, ne saltano sempre fuori di nuovi. Quindi tu stai cercando di comprare qualcosa, ma magicamente ti ritrovi per comprare qualcos'altro. Comunque, finalmente, eccoli qui e stiamo cercando ancora di procurarcene altri bellissimi. Molto carini, sono sicuro che molti di voi li ricordassero, i più giovani invece forse non li conoscevano. Bene, queste erano le sorpresine degli ovetti Kinder nella fine degli anni 80, qua siamo nell'87. Allora, se il video vi è piaciuto, cliccate qui su mi piace, iscrivetevi al nostro canale Bollino Blu, li prandi, troverete giocattoli per tutti i gusti, veramente. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, rispondiamo sempre a tutti. Ciao!